Ieri il Consiglio Comunale a tarda notte ha votato il piano degli arenili, il nuovo piano degli arenili per la città di Senigallia, un piano che vede nella tutela dell'ambiente e del paesaggio dunale, della biodiversità, da una parte come grande risorsa per avere una spiaggia libera che sia fruita dai turisti e dai cittadini per 2 mesi all'anno e anche nel periodo estivo per l'attività di balneazione. Dall'altra una spiaggia che può in alcuni altri ambiti essere organizzata con gli stabilimenti balneari per un'offerta più articolata, un'offerta al passo con i tempi e che possa già da questa stagione appunto dare un'offerta che si attrezzi e si articoli anche grazie a dei progetti di consorzio, quindi che mettono insieme quelle attività che già oggi sono nel settore balneare e che quindi arricchiscano questa città per essere più confortevole per cittadini e turisti. È un piano che abbiamo cercato di condividere con le diverse associazioni, da quelle ambientalisti all'associazione di categoria come Confcommercio e Confartigianato. Ci siamo anche confrontati con le associazioni dei diversamente abili, per questa spiaggia ancora più accessibile, le cui barriere architettoniche siano sempre di meno, e quindi crediamo appunto che sia un piano spiaggia di tutti.